una bellissima edizione del Maggio all'infanzia. È stato straordinario e toccante vedere nel nostro pubblico i bambini di 3 anni incantati con questi occhi freschi, guardare gli spettacoli, guardarsi intorno, insomma una vera festa. E ieri c'era un silenzio straniante, una bella densità durante la replica. In certi momenti mi meravigliavo anch'io, era un piacere sentire quello che accadeva. E per molte persone mi hanno scritto dopo, era la prima volta che tornavano in teatro e che rivedevano uno spettacolo dal vivo. E quindi c'è, come dire, il desiderio di assaporare che cos'è di nuovo la vita, senza passare dalla retorica della prima volta, il primo caffè, il bancone del bar, la prima volta al teatro, senza passare da questa retorica, ma passando da un fatto concreto, sul fatto che non ci siamo potuti toccare, andare al teatro, fare assembramento, e ora lo si fa per vedere delle storie. E che tutto questo avvenga in Puglia, al Maggio all'infanzia, è bello, c'è una bella luce, ma io sono estremamente di parte su questo. Proprio con il festival, perché crediamo che veramente l'infanzia possa venire a tutti, cioè dobbiamo conservare calma. E quando parlo di infanzia non è semplicemente la vostra età, perché diciamo siete l'infanzia, ma anche la nostra, quindi meraviglia e stupore prima di tutto. È il segnale di ritornare a lavorare con il nostro pubblico, per il nostro pubblico, perché il pubblico dei bambini e delle famiglie rappresenta il cuore del nostro teatro. In questo tempo di pandemia abbiamo lavorato allo spettacolo nuovo e quindi presentiamo i 3 Porcellini per un pubblico di ogni età. Siamo certi di incuriosire, interessare, appassionare il nostro pubblico, perché il tempo di carestia di teatro e di iniziative teatrali, artistiche, culturali è stato molto lungo e adesso dobbiamo superarlo presto e bene. La bellezza di presentare una vetrina del genere è la bellezza di sapere che hai degli interlocutori che sono lì per ascoltarti, che non funziona sempre così, ed è bellissimo. A parte è bella proprio l'aria del Maggio, di questo festival raccolto in pochi giorni, in un luogo così bello, con gente appunto disposta a sentire quello che hai da dire, sì, quindi sono felicissimo, anche perché questo è uno spettacolo che è nato, diciamo, abbastanza, cioè è esploso nell'ultimo mese e mezzo, è arrivato questo debutto abbastanza inaspettato, quindi sono felicissimo che abbia incontrato tutti questi volti oggi. Siamo felicissimi, è stato un debutto veramente festoso, cioè è stato proprio una festa, non so come altro definirla, e già è una festa rientrare in teatro, ovviamente, dopo tutto quanto questo tempo. Poi ovviamente, insomma, con un tema del genere, quando in ballo ci sono i corpi, le emozioni, l'amore, non si può che scoppiare di gioia. Siamo tornati in teatro da attori, tra l'altro, quindi è un'emozione enorme, e per noi entrambi era la prima volta al Maggio all'infanzia, e è bella l'atmosfera che si respira, è bella Monopoli, siamo contenti di essere qui. Siamo felicissimi, il teatro Radar è bellissimo, è stata un'esperienza magica, molto emozionante, e il riscontro del pubblico è stato davvero caloroso, quindi c'è una bella energia. I bambini non sono un pubblico differente dagli adulti, i bambini sono un pubblico un po' più piccolo, ma sono sempre pubblico, è sempre teatro. È stata l'esperienza di sempre, hai paura di aver dimenticato tutto e invece c'è un attimo in cui fai quel passo, entri sul palcoscenico, c'è il pubblico e si ricrea quel rituale bellissimo che è il teatro. Quindi è quella di sempre, una meraviglia. Noi questo tema l'abbiamo individuato più che sulle bugie di Pinocchio, che sono l'effetto, nella causa. C'è la volontà di riuscire a far tutto senza doversi sforzare, che è qualcosa che ha un po' a che fare con un carattere che ci appartiene, ma anche un altro tema che è la conseguenza, la manipolabilità, cosa sempre più facile oggi
perché sempre più facilmente i ragazzi tendono a voler ottenere risultati senza doversi impegnare più di tanto. Sono stati per noi queste 48 ore qui a Monopoli al Maggio all'Infanzia ossigeno, ne sentivamo il bisogno come compagnia, come artisti, ma anche come spettatori ed operatori, e abbiamo visto anche spettatori più piccoli guardare i lavori con gli occhi di due di bimbi innamorati, quindi ci ha risollevato tantissimo, e speriamo di ritornare comunque tutti in tournée ad avere sempre più momenti di condivisione come quelli che sono stati in queste 48 ore qui al festival. Erano 15 mesi che non andavamo in scena con La Nave Dolce, erano 15 mesi che non andavo in scena in un teatro al chiuso, e 15 mesi fa l'ultimo spettacolo che avevo fatto era proprio La Nave Dolce nel suo debutto al Piccinni a Bari. Quindi è stata la prima ed è rimasta la prima, anche l'ultima fino ad oggi, questo nuovo debutto in quella che speriamo possa essere un nuovo tempo di teatro. Una recita sudata, partecipata, mi è sembrato anche, e collettiva. A me piace tanto quando il teatro diventa un momento, un accadimento collettivo. Il primo spettacolo che facciamo assieme, no? Sì, uno ufficiale, diciamo. Sì, poi abbiamo fatto delle cose ufficiose che però non raccontiamo. Peter, la storia di Peter Pan, è una storia che, come dire, è uno di quei miti della letteratura per l'infanzia e la gioventù. Noi abbiamo cercato di attraversarla con un particolare punto di vista, perché chi è Peter Pan? Peter Pan è il bambino che non vuole crescere, però dall'altra parte noi invece da adulti molte volte cresciamo troppo in fretta e ci dimentichiamo del bambino che siamo stati, quindi un po' questo Peter Pan cerca di recuperare questa prospettiva. È una sensazione magica di riaffacciarci a un rito, di rientrare dentro la pancia appunto di qualcosa di sacro che è il teatro, una delle poche forme di sacralità ormai rimasta, un rito collettivo dove il contatto con il pubblico è fondamentale. Noi siamo molto contenti di questo debutto, lo attendavamo da tanto tempo, il lavoro, anche se apparentemente sembra quasi un caso che parli molto anche di quello che è successo, è una riflessione anche su chi siamo, ma non solamente come esseri umani, proprio sulla nostra specie. Savino, parlaci un po' di questo Maggio all'infanzia. Il Maggio all'infanzia è stato veramente un ossigeno, è stata aria pura. È bellissimo essere qui, ritrovarsi non solo fra colleghi e operatori, ma vedere che la risposta del pubblico c'è ed era attesa. Quindi è stato bello ritornare a teatro? Non solo a teatro, ma soprattutto con questo clima, perché insomma il maggio, si sa, è dal profumo dell'estate, già il profumo, no? Quindi della fantasia, dei colori. Quindi una ripartenza vera e propria. Ma tu sei io sono l'intervistato. Tu sei l'intervistato. Il nostro lavoro parte da una ricerca molto lunga, si comincia con i bambini, si capisce se questa, una storia come questa, mitica, una leggenda come quella di Jack il fagiolo magico, può essere un lavoro che ancora può risuonare negli occhi, nelle orecchie dei bambini, e poi subito dopo arriva il progetto. Allora, chiamarlo progetto è già complicato. Arriva il gioco, e la forza di uno spettacolo del genere è proprio questo. Il gioco, giochiamo a fare Jack e il fagiolo magico. Il contatto con gli sguardi del pubblico è stata meravigliosa questa cosa, quasi non la ricordavo più. Noi siamo Ombre Collettivo e abbiamo portato qui a Maggio all'Infanzia lo spettacolo Casa Nostra. È stata dura arrivare a Monopoli perché abbiamo avuto qualche disavventura, abbiamo fuso un furgone, ne abbiamo noleggiato un altro, abbiamo trasferito la scenografia, ma non potevamo non arrivare e non portare il nostro spettacolo qui, perché poi dopo così tanto tempo senza pubblico, così tanto tempo senza teatro, proprio non ci ha fermato neanche quello, quindi ce l'abbiamo fatta. E abbiamo appena fatto appunto l'anteprima nazionale di Casa Nostra, spettacolo
di teatro d'immagine, teatro d'oggetti, che cerca di affrontare una tematica un po' particolare e inusuale, diciamo, per questo tipo di linguaggi, cioè il periodo della trattativa Stato-mafia, gli anni, comunque i primi anni 90, l'epoca stragista, ma anche un po' dopo, capire cosa è successo, mettere insieme i pezzi di questo puzzle, di cui appunto molti pezzi in realtà sono ancora mancanti, molti sono stati sottratti, e diciamo che il feedback è stato abbastanza positivo. Veramente è un'immensa felicità e gioia ritornare in teatro dal vivo, perché non possiamo prescindere dalla ritualità, dal rito che è il teatro. E al maggio all'infanzia, tra l'altro, che è stato comunque per noi sempre un appuntamento molto importante, siamo stati anche in passato, in altre edizioni appunto passate qui con altri nostri lavori, quindi ritornare è sempre un piacere. Questo spettacolo è stato rinchiuso nella scatola del live streaming per 8 mesi. Portare uno spettacolo che in qualche modo ad un certo punto si è completamente sviluppato per una visione da videocamera, riaprirsi ad occhi dislocati spazialmente in modo diverso, che è quello che è il teatro, è stato un impatto forte. Debutta Celestina e la Luna, oggi ha rincontrato il pubblico a distanza di 2 giorni dal debutto, è un'accoglienza calorosissima, noi siamo felicissimi. È uno spettacolo necessario, che nasce 4 anni fa, perché prova ancora una volta a restituire ai più piccoli, ma anche ai grandi, il senso del sogno che però ha bisogno di tempo, di studio e di energia per essere coltivato. È un sogno declinato al femminile, chi sogna è una ragazzina. Questa sera a teatro c'era nostra figlia, per cui è stato molto strano cominciare un progetto con lei che era ancora nella pancia, e poi quando stava per debuttare a un certo punto tutto si ferma e passa il primo anno e ne passa anche il secondo, e oggi lei era seduta nel pubblico e ci teneva tanto, come dire, anche lei a venirsi a prendere gli applausi insieme a noi. Per noi è stata un'emozione fortissima. Insomma, questo maggio ci ha regalato tante cose, per cui grazie ancora. Bravi, bravi tutti, ci hanno portato delle proposte molto originali. Ecco, la cosa importante in questo festival è stata la nuova visione dei linguaggi del teatro e anche i temi che toccano il nostro presente. E vi aspettiamo alla prossima edizione, che sarà speciale, 25 anni del Festival Maggio all'Infanzia. Vi aspettiamo!